mi sono allontanata e questa è qui a zerbinarsi, è qui a inseguirmi, perché quindi io sono importante, sono una persona di valore, sono una persona che vale, sono una persona che, diciamo, che conquista. Tu devi togliergli questa certezza, devi togliergli questa cosa e quindi evita di inseguire, evita di fare pressioni, non mandargli messaggi, non cercare di avere risposte, utilizza il tuo tempo per farti i cazzi tuoi fondamentalmente, farti i cazzi tuoi al grande, cioè dedica del tempo a te stessa, a te stesso, alle tue passioni, a coltivare, a riprendere magari vecchie amicizie e a cercare di coltivare nuove amicizie, interagendo a 360 gradi con tutte le persone con le quali ti capita di interagire, diciamo, sia a livello online, sia, salutiamo Roberta Meli, sia a livello online, sia a livello offline, interagisci. Questo ti aiuterà a crescere, diciamo, come persona, perché coltivare i tuoi interessi, coltivare i tuoi hobby, coltivare vecchie amicizie e fare nuove amicizie ti permetterà di conoscerti nuove persone, di prepararti a diverse possibilità. Diciamo, e tra l'altro potrebbe anche verificarsi un fatto importante, che quando tu hai trovato una nuova dimensione, nuove situazioni, nuovi interessi, nuove persone con le quali relazionarti, questo qua si ritorna a far vivo, o questa qua si ritorna a far viva. E allora, come potrai comprendere, la clessidra è totalmente cambiata, perché tu avrai potere decisionale. Intanto sono io che devo decidere, sto con te, sto con un altro, sto con tutte e due o con nessuno dei due, per dire, no? Però devi prepararti a diversi scenari, a diverse possibilità. Evidentemente, se una persona non si fa più viva, tu devi lasciarla nel suo dimenticatoio, sine die. Non devi assolutamente darle, come dire, credito, no? Perché è molto importante affrontare anche a livello mentale il fatto di ricominciare da zero, ricominciare da capo, insomma, o ricomincio da tre, come diceva Massimo Troisi, no? Cioè, tre cose buone l'ho fatte, quindi ricomincio da queste. Però dobbiamo tenere presente questa cosa, no? Dare spazio potrebbe portare a vari esiti. Uno di questi potrebbe essere che questa persona potrebbe tentare di riavvicinarsi, oppure potrebbe decidere che vuole riprendere dei contatti. Se non si riavvicina, se non riprende i contatti, beh, qui non c'è altro da fare. In questi casi è molto importante farsene una ragione, perché l'orgoglio viene prima di tutto. Sì che Vasco Rossi diceva fottiti e corri, fottiti e corri, dell'orgoglio, e fottitene del corri e fottitene dell'orgoglio, ne ha uccisi più lui che il petrolio. Però in realtà il nostro orgoglio è molto importante, noi non dobbiamo mai mettere, diciamo, mai mettere, come possiamo dire, l'orgoglio sotto i nostri piedi. Quindi l'orgoglio è fondamentale da questo punto di vista. Noi possiamo anche essere felici in una relazione, ma se poi questa persona si allontana, probabilmente la percezione di felicità è soggettiva. Ricordiamoci sempre il detto: amor che nulla mata ma perdona, è palese che non funziona. Perché questo purtroppo è uno dei più grandi problemi, no? Tu ami X e pensi che X ami te, perché tu in realtà stai proiettando il tuo amore su di lui o di lei. E pensare che questa persona in qualche modo possa amare te, invece così non funziona. Questo è un'altra cosa che dobbiamo tenere presente. Quindi preparati a incontrare, a frequentare altre persone e mantieni comunque una mentalità aperta. Comunque, mentalità aperta cosa vuol dire? Che non devi definire nulla, no, non devi definire nulla. Se poi questa persona si rifarà sentire, allora lì dovrai imparare a gestire